Buonasera, siamo di Azzurra TV, dell'emittente televisiva Azzurra TV. Senta, volevamo rivolgere qualche domanda a proposito dei festeggiamenti in onore di San Giacomo. Sì, volevamo sapere da quanti anni viene celebrata questa festa. Quanti anni? Sì, da quanti? Non lo so io, no. Ma lei non è di capito? Sì. Ma... E quindi dovrà saperlo, no? Io che ne so, ci siamo secoli. E il viaggio? Dicono che si fa il viaggio a San Giacomo, in che cosa consiste? Quando iniziano questi... Questo viaggio? Questi viaggi in onore di San Giacomo? Di ieri mattina. Quindi il primo giorno di festa è stato ieri, il 25 e 26, oggi è la serata conclusiva, diciamo, dei festeggiamenti. E oggi in che cosa consisterà? E oggi in che cosa consisterà la festa? Cosa si farà? Cosa si farà? Musica, cantante, cose... Questo. Volevo sapere da quanti anni è che si svolge questa festa? Ma io ho 25 anni, cioè si è svolta sempre così che me la ricordo io, con questi miracoli che si danno. Basta. E questi miracoli in che cosa consistono? Qual è la tradizione? Non glielo so dire. La torcia gliela riporto a Sant'Agata e poi basta, ecco. Ma perché il perché? Perché è un voto fatto dai miei genitori e quindi io rispetto fino a quando loro saranno in vita. Quindi è una tradizione che si ripete? Certamente, sicuramente. Grazie. Prego. Quindi ci vuole dire la storia di San Giacomo, come si è evoluta di anno in anno? Quindi, esattamente, cioè, non so la data di certo, comunque risale al XVII secolo, quindi è il 1600. Quando... 1600, quindi il dominio... Quando si insediarono gli spagnoli in Sicilia e particolarmente a Cavizzi. Grazie. Rivolgere alcune domande a proposito dei festeggiamenti in onore di San Giacomo. L'interpretazione che si dà a questi miracoli, lei cosa ci può dire a proposito? Questa è stata una cosa dell'eredità e segue da essere una tradizione che durerà ancora chissà quanto secolo. Ma in che cosa consistono questi miracoli? Consistono che una volta che c'erano i radicoli di altre sante e cose, a meno che di questo sappiamo. E c'è questa tradizione, almeno si dice che hanno la tradizione di sbattere il santo contro il muro. Che significa questo? Cosa... È una tradizione che esiste solo nel nostro paese, nel altro paese non c'è niente. Sì, dove c'è l'arciprete di Capizzi, padre Gino. Padre Gino, alcuni aspetti storici di questa festa, cosa ci può dire tal proposito? Ma come documentazione, diciamo, storica non è che ne abbiamo tantissime, cioè più che altro la festa di San Giacomo la basiamo sulla tradizione orale, quindi come documenti, diciamo, storici non ne abbiamo tanti perché oltretutto qui a Capizzi negli anni 40 c'è stato un incendio al comune e quindi l'archivio storico è andato distrutto. E praticamente quanto noi conserviamo di tradizione è soltanto la tradizione orale che si tramanda da padre in figlio, che è quanto dire comunque. Quindi è una tradizione secolare. E più che altro la festa risale al periodo aragonese, infatti vantiamo la tradizione qui a Capizzi il 22 luglio di una festa importantissima, la processione del vessillo di Pietro II d'Aragona. Conserviamo un proclama dove c'è scritto che questo vessillo è del XIII secolo e Pietro II d'Aragona concedeva ai capitini una, diciamo, concedeva un privilegio, ecco, un privilegio, cioè l'esenzione dalle tasse della fiera, perché Capizzi nella occasione della festa di San Giacomo c'è una grossissima fiera di bestiame, perché tutta l'economia del paese si basa sull'allevamento, quindi molti sono gli allevatori. E praticamente c'era questa esenzione dalle tasse per mezzo di questo privilegio concesso da Pietro II d'Aragona. Questo vessillo parte dalla chiesa madre, arriva in processione qui nella chiesa dedicata a San Giacomo e poi si va verso le irrudere dell'antico castello di Pietro II d'Aragona.
lì in processione si arriva con tutte le autorità e questo vessillo viene issato sulla parte più alta del paese come testimonianza di questo antico privilegio. E infatti ecco la dicitura, ecco il parroco si rivolge alle autorità dicendo si consegna questo Real Vessillo Aragonese di Pietro II d'Aragona del XIII secolo, custoditolo lungo i secoli, e questa sera ritirandolo lo porterete nella chiesa di San Giacomo in memoria di un antico privilegio. Quindi ecco in concomitanza con quest'era. La processione diciamo si basa su questa tradizione, sono tanti i portatori del santo, sono più che altro giovani, si vede un po' tanta fede, una processione abbastanza ricca di significato perché dietro il santo sono moltissimi fedeli e piedi scalzi, addirittura senza calze. E praticamente ci sono le varie soste nelle varie piccole chiesette e poi in un campo, oggi ristrutturato a campo sportivo, chiamato Pietra Perciata. E in questo luogo ecco, si conservavano due pietre con incavate. Ecco, la tradizione diceva ecco, lo zoccolo di San Giacomo, perché ecco, San Giacomo sappiamo che il suo apostolato l'ha svolto in Spagna. E quindi c'è stato anche, la storia dice che lui ha combattuto contro l'esercito dei Mori, che era il nemico del nome dei cristiani, riportando la vittoria, il cristianesimo. E qui ecco sono varie le leggende, San Giacomo che appariva tanti a cavallo e ha lasciato l'impronta su questa pietra, chiamata Pietra Perciata proprio per queste impronte degli zoccoli del cavallo. E poi quella che è il clou della processione è l'abbattimento simbolo del muro, e anche qui interviene anche la tradizione orale. Ecco, si dice che lì dove va a sbattere l'asta del fercolo della vara di San Giacomo è una casupola. Si dice che lì sorgeva un tempio pagano. Ecco, da quando è stata istituita la festa, i capitini andarono a cozzare contro questo tempio, distruggendolo, simbolo ecco, della distruzione del paganesimo, il trionfo del cristianesimo. Infatti ecco, quella piazzetta è chiamata Piazza dei Miracoli, perché i capitini noi chiamiamo ecco, questo gesto, che è significativo, non è solo un divertimento assolutamente, è anche questione di fede, praticamente chiamano i miracoli di San Giacomo. Quindi l'interpretazione che si può dare a questa antica tradizione dei miracoli? Ecco, l'interpretazione più che altro è questa. L'abbattimento di questo muro, abbattere il paganesimo per far trionfare il cristianesimo, ecco, l'apostolo Giacomo, proprio la sua attività era questa, ecco, far trionfare il Vangelo di Cristo, portare questo lieto annunzio ai pagani. Era chiamato Boanerges, in spagnolo significa figlio del tuono, San Giacomo. Ecco, ancora in Spagna gode di questo alto titolo, a Santiago de Compostela. E praticamente questo è il significato di abbattere ecco, il paganesimo e quindi far trionfare il cristianesimo. Questo andare e venire a cozzare contro quel muro proprio era questo, è questo il significato. Poi varie tradizioni, se pari, i colpi dati pari, l'annata che verrà un altro anno sarà un'annata buona. Se dispari ci sarà un'annata diciamo un po' bruttina, con siccità eccetera. Queste sono tutte le tradizioni popolari che nel tempo ecco, sono andate nascendo fino ai giorni nostri. Quello che si vede è molta fede anche lì in quella piazza, una piccola piazza proprio, ma è gremita in quel momento proprio, non si possono contare e calcolare la presenza del numero dei presenti lì, perché sono molto molto, diciamo, una carica quella piazzetta diciamo.
E tutto questo, e poi ancora si riprende il percorso, abbastanza ripido in alcune stradine strette, si vede lì lo sforzo dei portatori, perché via via che ancora si va avanti il fercolo diventa ancora pesante. Oltretutto c'è la tradizione qui a Capizzi che nella vara ci sono dei devoti che durante l'anno fanno delle promesse, ecco, consegnano man mano che passa il santo come voto, ecco, una tovaglia che loro prendono in chiesa, una tovaglia d'altare, e quindi viene messa sopra il fercolo. E dicevo poc'anzi che Capizzi è basato, l'economia di Capizzi è basata sull'allevamento del bestiame, quindi gli allevatori fanno anche voto, promesse di appendere delle provole del caciucavallo, man mano che passa il santo, ecco, porgono queste provole, e quindi via via che si passa attraverso le strade, diciamo, il fercolo diventa ancora sempre più pesante, e vediamo questi portatori stanchi, sfiniti, ma nello stesso tempo orgogliosi di affrontare il disagio, la fatica e tutto quanto capita, perché, diciamo, fra parentesi, l'indomani, se avviciniamo questi portatori e noi facciamo anche così sulle spalle, ecco, ce l'hanno quasi, diciamo, tutti una piaga, perché è talmente la pesantezza nell'affrontare questo viaggio, questa processione. E poi il rientro festoso in piazza, col grido Viva San Giacomo, e la conclusione in chiesa con la benedizione della reliquia e il bacio della reliquia del santo. Tutto questo è un po' la tradizione su San Giacomo e la festa del 26 luglio qui a Capizzi. Siamo nell'emittente televisiva Azzurra TV, volevamo sapere per quanto riguarda le vendite, le offerte, come vanno? Insomma, diciamo che ci aspettavamo un po' di più, però siamo a un buon punto. E lei cosa dice? Ma va bene, discretamente. Quindi c'è un incremento rispetto allo scorso anno, oppure insomma c'è un calo per quanto riguarda le offerte, anche le vendite, visto che ci sono immaginette, portachiavi? No, più o meno lo stesso anno, come lo stesso anno. E la vendita dei biglietti cosa ci sarà in sorteggio stasera? No, non ce n'è, quest'anno non ne abbiamo fatto. Come mai quest'anno l'avete fatto? Non lo so, perché non ne avevo fatto. A non fare sorteggio. Va bene, grazie, buonasera. Quindi, tu sei una persona che sei un portante, diciamo, no? Colui che porta il fercolo in giro per la strada, diciamo, no? Per le vie del paese. E tu cosa provi nel portare il fercolo? Io, a dire la verità, questo è il primo anno. E ancora non posso dire niente di come si porta, ma ancora mi ci ammetto. È una promessa che tu hai fatto, oppure è così per devozione, per fede? Per devozione, per fede, per fede, per provare il significato di portarlo. Va. Qualcosa a proposito di questa festa di San Giacomo, come mai prima di uscire il santo, quindi per le vie cittadine, c'è questa tradizione di portarla avanti e indietro, come mai? Sì, perché questo l'ha fatto sempre ogni anno, è una devozione che c'ha San Giacomo, e fa sempre avanti e indietro prima di uscire. È una devozione che avete voi, oppure è un'usanza? No, è l'usanza che era antica. Vecchia, un'usanza antica. Cioè di... Si è sempre fatto così. Di portare avanti e indietro il santo. E voi è il primo anno quest'anno che siete? No, da molti anni. E per devozione oppure per... Devozione, per devozione. Quindi avete fatto qualche promessa al santo e quindi dovete mantenerlo ogni anno, diciamo? Sì, è una promessa di vecchia data. Quindi voi come vi chiamate? Portanti? Portatori.
portatori. Quindi adesso dove andrete? Porterete il santo per le vie cittadine? Il primo itinerario quale strade si gireranno? La via principale del paese, la via Roma. E poi si proseguirà? Verso Piazza Miracoli. Sentite, e poi c'è questa tradizione di abbattere il muro, come mai questa tradizione tipica, che poi è tipica solo di Capizzi, e come mai? Ma si è sempre fatto, non lo sappiamo nemmeno noi. Anticamente, perciò non è che uno possa... fatto anticamente così, quindi non lo sappiamo dire il motivo. Grazie. Sarete fra poco, quando uscirà San Giacomo, per le vie di Capizzi. Volevo sapere che peso ha questa valle. No, non lo so. Sulle 5 tonnellate. È pesante. Anzi di più, sì. È molto pesante. Quindi su per giù quanto siete a portare questo ferco? Quasi un centinaio. Ma vi date il cambio oppure sempre? Il cambio sulla strada di pendenza, sulla salita, poi la strada dei miracoli, su tutte le strade. È il primo anno che portate a spalla? Sì, io sì. Invece lei? Io no, 3 anni. Ecco, perché lo fate? Per devozione oppure per... Sì, per devozione. Così. Per aiutare anche la cittadinanza. Ho visto che c'è molta fede anche fra i giovani. Secondo voi che c'è un calo di fede o è maggiore la fede rispetto a... Più anni passano, più aumenta la fede. Cioè così si mantiene la tradizione, capito? Se si va, mettiamo, meno giovani ci sono e meno fede si tiene, questo è il punto. E per quanto riguarda il muro che viene abbattuto, poi ogni anno cosa si fa? Viene ad essere ricostruito? Viene ricostruito l'indomani, subito. Forse anche la stessa sera. Più miracolo dava allora e l'annata veniva peggiore, più meno miracolo dava l'annata veniva diciamo migliore, va? E per questo? Ovviamente non siamo contenti, se il muro non va giù, noi non ci fermiamo. Se il muro va giù, noi lo diamo a lui e ce ne andiamo contenti. Se il muro non va giù, rompiamo tutto. Il muro deve cadere. Va bene, grazie. Thank you.
il suo abbigliamento è scalza, come mai? C'è una tradizione, un viaggio che è particolare che si fa a San Giacomo, ci può spiegare? Sì, sì, è un particolare viaggio che è una tradizione, ci parte una promozione. È il primo anno che fa questo? No, l'ha fatto diversi anni. Grazie. Ordine, vogliamo rivolgere qualcosa pure a voi, qualche domanda. Trovate difficoltà nel coordinare il lavoro, visto che è una festa così un po' massacrante, diciamo? È una festa molto travagliata, oltre come festa, come riguardo anche sotto il profilo della viabilità e il piano traffico. E la posizione topografica del paese non tanto ci consente e ci favorisce per quanto riguarda la viabilità per rendere agli utenti un servizio più adeguato, e purtroppo ci adeguiamo nel migliore dei modi facendo anche doppi turni per servire la cittadinanza e anche tutta la gente dei paesi limitrofi che vengono a Capizzi per vedere questa festa. Il personale attualmente in servizio quante unità conta? Il comando della Polizia Municipale di Capizzi in forza, in organico siamo in 8, attualmente siamo in 7, c'è qualcuno che è in malattia e siamo in 5 oggi pomeriggio. Quindi per quanto riguarda l'ordine pubblico, cosa ci può dire a proposito, visto che c'è questa festa stasera? L'ordine pubblico, ci appoggiamo all'arma dei carabinieri, che sono molto all'avanguardia, e facciamo del nostro meglio in tal senso. La ringraziamo, buonasera.
A queste senta, volevo sapere una cosa, questa festa da quanti anni si svolge? Da secoli. Ma è originariamente com'era? In questo modo oppure c'è qualcosa di cambiato? Sempre così. Più ricchezza ora. Però una volta non c'erano quello che c'è ora. Non c'era il cantante, ma la musica sempre. I tamburi sempre le campane. Ho notato che c'è molto afflusso di fedeli. Quest'anno com'è l'afflusso? Maggiore o minore rispetto allo scorso anno? Io non sono andata ora in chiesa perché non ho potuto, non mi facevano passare. Ma ogni anno è fedele dell'America vengono... Cioè, paesani immigrati e poi ritornano in questo. E quindi vengono in tutti i paesi di Germania? Germania, Francia, America. Ho notato che lei non ha... Grandi, vecchi. Ho notato che lei non ha una flessione capitina. Di dove è lei? Proprio di Capitina. Ma abita qua? Sì, sì. Ah, emigra in Germania. Quindi, considerato che lei abita fuori, cosa ne pensa di questa festa? Pensa che... Residente a Capezze, proprio. Ma lei pensa che qualcosa andrebbe migliorato oppure va bene così? La struttura e l'organizzazione, com'è? Mi piace che la festa resta come era antica, che non vengono anche i cantanti che prendono troppo milioni. Quindi lei è solo per la festa, senza, diciamo, lo spettacolo in piazza? Mi interessa il libro. Guarda quanto è bella. Mi interessa questa la storia del santo, perché era guerriero, con il cavallo lo vede all'uscita del paese. Il fratello era San Giorgio, non so, San Bartolomeo, fa così, siamo tre fratelli guerrieri. Per questa strada che siete stanchi? Sì. Però dovrete proseguire. E questa vara che peso ha?
6 tonnellate ce l'hanno questa. 6 tonnellate? Sì, perché sono molto pesanti. Adesso si mettono le provole, le tovaglie. Adesso è molto pesante. Per quanto riguarda le offerte, come va quest'anno? C'è un aumento rispetto allo scorso anno o no? No, veramente super giù qua. Sì, ci sono più soldi in tovaglie, cosa danno i fedeli? Più soldi. E poi oltre ai soldi cosa danno i fedeli? Ah, provole, tovaglie, tutto il resto, oro, tutto. Grazie. Senta, siamo di Azzurra TV, volevamo chiedere, lei fa parte del comitato oppure? No, noi siamo solo portatori. Ma è qualcuno del comitato? No, qui no. Vabbè, magari potevamo chiedere a lei. Per quanto riguarda i soldi, vanno a finire, dove vanno a finire? Io non me ne intendo di queste cose. Io sono un devoto e basta. Queste offerte che si fanno a San Giacomo, ci sono tovaglie. Per tutte le spese della festa. Ma e le provole cosa? Non so cosa dirle. Le mangiamo noi. Non mi sono mai interessato di queste cose. Mi interessa portare il sangue. La ringrazio. Questa busta o sbaglio? Ma da chi vengono offerti questi, questa bibita, di chi viene offerta? Viene deposto di vino cotto, farina, zucchero e miele. No, questa da cosa è composta? Sì, ma le persone che offrono questa bibita chi sono? Noi, io stesso. È una tradizione antica e noi sempre l'abbiamo fatto. È una promissione che fate al santo? Al santo, sì. Quindi la rinnovate ogni anno, diciamo? Ogni anno, sì. Quindi distribuite i biscotti a tutti i fedeli, diciamo. Quello che portano la bara. E quindi questa bibita da che cosa è composta? Solo da biscotti? Soltanto i biscotti. No, bibita.
professore riprende il suo corso. Adesso risale, dopo la sosta al campo sportivo, cioè dopo aver offerto un riscoppio al veloce Medei, la professore riprende il suo corso. Sta cominciando a salire, dove adesso si impegnerà in via San Giovanni. Thank you.
Thank you.
faccio il brivido con la sirena. Thank you.
al mercato.